La quiete prima della festa. Così appare la città di Tempio quando ancora perdurano i simboli delle festività, ma anche a un mese e qualcosa dall'inizio dell'evento più atteso, di certo il più massivo, quel celebre carnevale ora in corsa insieme ad altri 8 carnevali storici italiani per il titolo di patrimonio immateriale UNESCO. E noi abbiamo visitato gli hangar dove si lavora già da mesi alla realizzazione dei carri allegorici. Il carnevale di Tempio si distingue sicuramente per la spontaneità che si vive in quel periodo, in quella 6 giorni. Questo fa sì che il clima che si goda resta unico in Sardegna. L'evoluzione del carnevale di Tempio ha sicuramente 3 fattori principali. L'importanza dell'evento in sé, la qualità dello spettacolo che viene fuori, tutto quello che c'è dietro e le tecniche costruttive che noi viviamo all'interno degli hangar sicuramente. Il passaggio generazionale è sicuramente un fattore importante. Nel mio caso sono stato fortunato perché ho avuto comunque giovani molto in gamba che volevano imparare il mestiere e questo penso che sia frutto di anni e anni e anni di sacrificio, dove imparare il più possibile è stato anche il punto di forza per poi tramandare bene e ora forse tra qualche anno ne abbiamo i risultati, grandi risultati. È più difficile insegnare la tecnica, perché l'anima ce l'abbiamo già, cioè è già all'interno di ognuno di noi, dobbiamo solamente farla uscire, ogni ragazzo ce l'ha, ogni ragazzo lo vive e deve solo scoprire cosa si prova all'interno degli hangar. Teleregione Live è sempre al tuo fianco.